come definiamo la saggezza? Su qualche dizionario troveremo che si tratta dell'insieme di conoscenze e di principi che si sviluppa all'interno di una società o di un periodo specifico. La saggezza indica anche la validità di un'azione o di una decisione. Usiamo saggezza anche per indicare la qualità di avere esperienza, conoscenza e buon giudizio. Nella nostra comprensione moderna, alcune persone hanno una vasta conoscenza in aree specifiche. Per esempio, le scienze, la letteratura, sono sapienti. Ma chiamiamo saggio chi ha una comprensione generale della vita, una grande esperienza. Si pensa poi che alcuni siano capaci di decifrare misteri o di raggiungere un livello spirituale più elevato. Anche loro sono saggi agli occhi della gente. È venuto ora il momento di dialogare su cos'è la saggezza da una prospettiva biblica. Il nostro studio non solo definirà la saggezza secondo le scritture, ma ci mostrerà che si tratta di una risorsa molto pratica per ogni area della nostra vita e per ogni giorno della nostra vita. I Salmi ci ricordano che cercare la saggezza del Signore nella propria esistenza, cosa che la Bibbia definisce con l'espressione «vivere nel timore del Signore», ci porterà grande gioia.